Eccoci qua. Allora, pianeta due ruote, qui c'è oggettivamente la storia della motocicletta fondamentalmente, dagli albori, quindi da ancora il concetto di bicicletta a motore innestato, a invece motocicli veri e propri. La scuola italiana tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi la scuola inglese di conseguenza, una piccola fetta di produzione americana, perché comunque, essendo emigrato in Venezuela, aveva, come si dice, immagazzinato il culto del bicilindrico a V, no? Perciò era, tra virgolette, ogni tanto se ne usciva dicendo era molto meglio l'Indian piuttosto che l'Harley, però insomma, c'è infatti un Indian, ma ci sono anche tante Harley, sempre tutto un po' particolari, perché poi giustamente lui piaceva anche circondarsi di queste cose un po' strane, no? E poi ci sono dei pezzi invidiabili come un 125 terza serie, quindi gli anni 50, ci sono due Lambretta, c'è il Ducati Cruiser, che fu il tentativo della casa di Borgo Panigale di costruire una Vespa con un cambio praticamente elettroattuato, quindi una presa diretta, le credibili creazioni di Motom della Rumi con il formichino, il mitico galletto che era comunemente usato da tutti i preti di campagna. E poi ci sono tante altre cose come lo Scrambler Ducati, le iconiche inglesi, il Commando 7,5, una piccola fettina di militaria, un Saturno Sidecar che usò mio papà per il 25esimo anniversario di nozze, scarrozzando mia mamma sul carrozzino e divertendosi come un matto. E c'è l'SFC, che probabilmente anche in questo caso è qualcosa di veramente incredibile. Se si pensa agli anni, alla moto, insomma, alla potenza espressa, che non era tantissima, però ecco, una produzione assolutamente incredibile. Di là poi c'è tanto altro. Nel corso della risistemazione del piano di sopra ho trovato il tempo anche di mettere sei biciclette. La bicicletta del fornaio, naturalmente, qualche altra piccola creazione così un po' più eccentrica e particolare, le scoffie, il biciclo a due posti, il mitico Mivalino 175, che era un po', no, la nostra city car del tempo degli anni 50, una motocicletta americana che poi in realtà venne fatta anche in Inghilterra, però la Nera Car, che doveva dire proprio assomigliare a una macchina, quindi Nera Car vicino a una macchina. E poi c'è il Siluro Streamline di Lambretta, perché quando si scopre che anche nel mondo delle due ruote c'era una ferocissima competizione tra i due attori, Vespa e Lambretta, al pari delle competizioni tra Ferrari e Maserati, ci si rimane sempre un po'.